Siamo in trend di crescita che abbiamo individuato nelle direzioni della ricerca per ottenere un'innovazione importante sui nostri prodotti che risentono, specie in Italia, di una situazione di stanchezza dovuta alla domanda così bassa. L'altro elemento è invece l'internazionalizzazione. Stiamo avendo risultati migliori all'estero e sui quali siamo molto impegnati. Noi dobbiamo superare questa linea del 50% di attività svolte all'estero, che ci darà veramente finalmente una proporzione molto migliore tra lo sforzo che facciamo, che si esprime nel fatturato, e il risultato finanziario che noi otteniamo. Qual è il paese che sta performando meglio? Certamente paesi come la Romania, sulla quale rimanevano fin dall'inizio tutta una serie di titubanze, oggi, forse perché è stata una delle prime che ha raddoppiato proprio quest'anno i suoi stabilimenti, ci sta dando veramente la migliore soddisfazione. Però vediamo in luce, perché sono da poco partite, sia la Russia che il Messico, che se non dovessero esserci altri disturbi di tipo politica internazionale, potremmo avere moltissimi risultati positivi da questi due paesi entro i prossimi anni, a cominciare proprio da questo. Qual è il futuro di Manni? C'è un progetto particolare che le sta a cuore? Per l'estero, rafforzare e raddoppiare gli stabilimenti attuali che abbiamo e poi l'obiettivo Stati Uniti.